Roma-Juventus non è una partita qualunque, ormai è la partita dopo la fuga a Torino di Fabio Capello. E che ci sia attesa per questo incontro lo testimoniano i 50.000 tifosi che riempiranno gli spalti. La superiorità della Roma è stata schiacciante, almeno fino al 3-0, poi un momento di appannamento e Del Piero a fare da bulldozer delle speranze bianconere. Capello non ha ancora risolto il problema, che ha trovato il gruppo su cui puntare e attorno al quale far ruotare le seconde linee. E in più il mercato di gennaio, appena concluso, non gli ha portato via nessuna pedina.